Questo è uno stadio che mi ricorda tante cose, tante belle partite, tante emozioni, tante gioie, tanti dolori, però le gioie e le emozioni che dà un derby col Catania sono indescrivibili. Arrivato a Palermo anche da giovanissimo, i primi tempi, non avevo idea di cosa fosse il derby giocato a Palermo. Con gli anni e con il passare del tempo, giocando dei derby, chiaramente mi sono reso conto che questa è la partita delle partite. Puoi essere primo o ultimo in classifica, però la partita con il Catania è sempre stata e sarà sempre l'unica partita del campionato che conta. Ci sono state varie situazioni, anche vincenti, giocate qui a Palermo con il Catania da parte mia, nella mia permanenza, però quello che ricordo volentieri per la reazione che ha avuto il pubblico palermitano è stata nell'anno 92-93 quando perdemmo 2-0 in casa, eravamo primi in classifica e lo stadio a fine partita, pur perdendo con il Catania, partita che nessuno si sarebbe mai augurato di perdere davanti ai propri tifosi, ci hanno applaudito fino a quando non è uscito l'ultimo giocatore dal campo e qui abbiamo capito e lì abbiamo capito che il tifoso palermitano è esigente, vuole sempre vincere chiaramente quelle partite, però se tu dai tutto come abbiamo dato in quella gara, ti capisce e apprezza il tuo impegno e la tua dedizione. Lo stadio che sto vedendo adesso è vuoto, purtroppo lo sarà anche credo domenica. Giocare un derby così non ha senso, soprattutto qui a Palermo, dove nel caso in cui la gente avrebbe potuto, insomma, riempire lo stadio, avrebbe avuto sicuramente una valenza diversa, soprattutto anche nei valori tecnici. Però purtroppo in questo momento si va incontro alle porte chiuse per un motivo di salute, bisogna seguire le regole e spero che il Palermo domenica davanti a questi spalti vuoti riesca a fare punti che possono essere utili per risalire la china, perché il Palermo in quella posizione di classifica, sia pur con partite in meno da giocare, è brutto da vedere. E quindi speriamo che la situazione domenica possa migliorare sia a livello di punti che anche a livello tecnico e che i ragazzi possano dare tutto, come credo che faranno, per cercare di portare il più in alto possibile questi colori, che sono i magnifici colori che io porterò sempre nel mio cuore. Ciao a tutti, grazie.